si fanno i miracoli. Siamo esattamente in mezzo alla pista di sci da fondo. Non c'è la neve, ma ci sono queste pedane straordinarie per gli atleti anche disabili, ma soprattutto in maniera particolare sono per i ragazzi ciechi, ma ovviamente anche i normodotati possono utilizzarle. Proprio qua di fianco si fa canoa addirittura, non c'è l'acqua però si può giocare a canoa. Lì di fianco c'è il sitting volley, un altro strumento fantastico, un altro sport meraviglioso che si può fare tutti quanti insieme. Alle mie spalle si può fare la boccia o addirittura si può fare anche la scherma. Tanti sport, c'è la danza sportiva, c'è lo showdown, ci sono i ragazzi che giocano a tennis tavolo. Insomma, c'è veramente tutto quest'oggi, 3.000 ragazzi da tutta l'Emilia Romagna che fanno sport, perché è l'undicesima giornata nazionale per lo sport paralimpico, e tra le 6 città quest'anno anche Bologna è interessata. Sono venuti con 34 pullman da tutta l'Emilia Romagna e si stanno divertendo tantissimo. Da dove venite? Bologna, da Bologna. E quale scuola? Leonardo da Vinci. Allora, cosa avete provato stamattina? Insomma, divertimento, no, insomma, sport? È stato bello. Canoa, sci. Poi? Abbiamo fatto la pallavolo seduti. Pallavolo seduti, poi? Adesso stiamo facendo scherma. Scherma. Allora, avete incontrato i ragazzi con disabilità? Che sì. Cosa vi hanno insegnato loro? Loro hanno molte difficoltà e che siamo tutti uguali. Benissimo. Però capire che anche loro, nonostante le loro difficoltà, possono fare le stesse nostre cose. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Andrea. Allora, voi fate come canoa per Ferrara, canoa per ragazzi disabili? Esattamente. Noi all'interno del nostro club, che fa parte del CASP, Centro Avviamento Sport Paralimpico, e facciamo l'attività di avviamento per quindi lo sport della canoa. Senti, ma in Piazza Maggiore portare la canoa senza acqua è incredibile, è un miracolo. Esatto, ce la facciamo, nel senso che per portarle riusciamo a portarle, per dare un imprinting iniziale della canoa, per poi chissà se vengono a trovarci farglielo provare veramente sull'acqua. Da dove venite voi? Da Alpinea. Alpinea. Vi siete divertite stamattina? Sì. Cosa avete provato? Canoa, poi? Bozze, poi sci anche. Sci. Sì. Siamo saliti sui cosi. Sui pompieri, sul camion dei pompieri. È stato bello? Sì. Allora, avete imparato qualcosa da questa mattina? Sì. Che cosa? Tanti sport. Vai. Degli sport. Hai avvicinato anche qualche ragazzo con disabilità? Sì. Che cosa hai visto? È uguale a te praticamente? Sì, che fa gli sport in modo diverso, ma li fa anche lui. Voi? Bravo, certe volte. Può anche essere molto più bravo. Melissa Milani, una giornata meravigliosa. Questi 3.000 ragazzi tutti assieme, disabili, normodotati, insomma, loro si divertono assieme, quello è il bello. Era una festa, l'avevo detto, io volevo organizzare una festa dello sport, una festa per tutti, e direi che la giornata sta andando veramente bene, sono molto soddisfatta. Insomma, è un modo proprio per promuovere lo sport dei disabili. Ancora magari qualcuno si nasconde nelle case, questo magari che si vuole fare uscire i ragazzi, perché insomma la disabilità è una qualche cosa di fisico, ma i ragazzi sono sempre ragazzi che hanno bisogno di muoversi e di uscire e di stare con gli altri. Ma io dico che l'uomo, l'essere umano, è un animale di movimento. Più sta fermo, più invecchia e non sta bene. Quindi il nostro compito, parlo anche da insegnante di educazione fisica, parlo da dirigente del mondo paralimpico, il nostro compito è sensibilizzare tutti.